Large part of the world has been discovered by others that are living in abundance. To me, hai visto come sono stata brava diplomatica invece? Beh, giustamente, tu fai la ricercatrice, io faccio la. Sì, no, ma infatti faccio la signora malmostosa. Lei fa, e io invece faccio quello più ragionevole. Faccio la cantante rossa. Poliziotto buono, quello che ti va molto carino questa sta schierata. La signora cantante rossa. Open the door, I've been standing here for way too long. I'm getting a cold, it's that awful snow. I see you looking out of your window, and I'm wondering. Seconda giornata di Mie Lab. This is dark as it could ever be. Just close your eyes, extend your arms and pull me in. The houses you lived in are old. Ci sono poche donne che spiccano. Beh, ci sono poche donne che hanno accesso alle stesse opportunità che hanno i maschi. Allora, nella scienza, questo è il problema. Per qua. Quindi, quando diciamo. Il problema quando parliamo di talento non è tanto il fatto che le donne non ce l'hanno, è che non hanno la possibilità di esprimerlo. Questo è il problema vero. Quindi se lo studio di Guiso e gli altri economisti ci dice che nelle società meno eque ci sono meno, c'è un gap maggiore nelle prestazioni matematiche tra maschi e femmine. Quello studio ci dice che dobbiamo fare qualcosa, cioè che le società devono fare qualcosa, che non è un problema personale, individuale. Questo è il patto che va sottoscritto. Pensare che però i grandissimi matematici, penso a Erdős, lavorava con chiunque. E prima di morire, quest'uomo che ha creato dei teoremi, di una creatività immensa, lavorava con una ragazzina cinese, giovane, che poi adesso è un po' meno giovane, e lui non aveva questa distinzione, perché pensava solo alla matematica. Era completamente chiuso in quello, non parlava mai. Non si lavavano, cioè, un disastro, non aveva nessun interesse né per gli uomini né per le donne, più o meno non sapeva neanche dove si trovava, ma gli bastava parlare di matematica, quindi non importava con chi. Laureano di più le scienze con voti migliori, idem il dottorato, cioè ormai siamo a 52-48, 52 le ragazze iscritte a scienze, allora ma a certe materie non si iscrivono, cioè c'è un blocco e io credo che sì, ingegneria sicuramente, ma per esempio è un po' meno vero adesso per informatica, chimica. Però insomma, se in generale la scienza è bistrattata come in Italia, è inutile spingere le ragazze, è inutile spingere gli uomini. La situazione è così bloccata, devono esserci degli uomini decenti che dicono no, le regole valgono per tutti e dicono questa è brava, la faccio passare, no? Può funzionare così in teoria anche nell'accademia, cioè che uno sì. È lì perché è protetta o... Non va bene. Non è proprio quello che abbiamo in mente. Non c'è più l'anarchia.